che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza per ricordare. Vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. Considerate se questo è un uomo. Benvenuti ragazzi, l'avrete riconosciuto, questo era il palcoscenico del Teatro Rossetti. Ma adesso venite con me. Eccoci alla Risiera di San Sabba, per compiere insieme un viaggio nel passato, per ascoltare le voci di chi si trovò tra queste mura, uomini, donne, testimoni di un tempo. Ci aiuteranno a mantenere vive nella memoria alcune tragiche vicende, per darci la possibilità di non dimenticare e di riconoscerne i segni nelle nostre vite. Oggi è il giorno della memoria. Un termine forte e importante, scelto per segnare il primo mese dell'anno, il 27 gennaio, una tragedia che anche in queste terre ha lasciato segni profondi, segni di sofferenza e di rinascita, di rabbia e di speranza, di dolore e di riscatto. Tra gli anni 20 e gli anni 50 del Novecento, Trieste è stata testimone di alcune tragiche vicende subite da persone che avevano come unica colpa quella di parlare una lingua o di professare una religione considerate sbagliate dal potere costituito. Ecco allora che il crogiolo di lingue, di popoli e di culture che aveva visto nascere tante piccole meraviglie si trasformò per tutto quel periodo in un luogo inospitale in cui poteva essere molto pericoloso vivere. Si poteva venire denunciati dal vicino di casa, da chi fino a qualche giorno prima consideravamo amico. Si rischiava di dover abbandonare tutto, subire la deportazione, essere uccisi. Ci accostiamo a tutto questo con grande rispetto. Rispetto per il dolore e la sofferenza di moltissimi uomini, donne e bambini, rispetto per chi è sopravvissuto e ha dovuto con fatica ricominciare tutto da capo. Tra le vittime del carnefice si estende pericolosa la zona grigia, così precisamente definita da Primo Levi, e nessuno potrà sapere a priori quale ruolo si troverà a svolgere. Se ne potrà rendere conto solamente una volta compiuta la propria scelta. Allora iniziamo il nostro viaggio proprio da qui, dalla risiera. L'edificio è stato costruito a fine Ottocento per lavorare e immagazzinare il riso. In seguito cadde in disuso e quando i nazisti, dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, istituirono l'Operazione Zone Adriatische Künstlerland, la zona operativa del litorale adriatico, si trasformò in un luogo di transito, di detenzione e di sterminio. Al suo interno venne anche costruito un forno crematorio.
ma chi era rinchiuso qui nella risiera? Non si sa di preciso quanti ebrei ci fossero a Trieste quando arrivarono i tedeschi, ma sono stati individuati 1173 ebrei nei 22 convogli partiti da Trieste, dei 43 partiti a livello nazionale. Erano per lo più convogli misti, però, perché oltre agli ebrei, nei campi venivano mandati anche i deportati politici. Il fatto è che comunque, con l'occupazione nazista, per molti ebrei della Venezia Giulia ebbe inizio l'ultimo atto, il più drammatico. Reso ancora più orrendo, pensate, dal fatto che ai cittadini triestini venne promessa una ricompensa economica per ogni ebreo consegnato ai nazisti. Anche se ben 3.000 persone vennero qui giustiziate, la risiera per la sua struttura e finalità non può essere considerato un vero e proprio campo di sterminio come quelli realizzati in Polonia. Certo, anche qui i beni degli ebrei venivano confiscati, immagazzinati a San Sabba, oppure depositati presso un conto in una banca di Trieste. Ma chi veniva catturato era per lo più deportato in Germania. La risiera oggi è uno spazio completamente diverso da quando era usato dai nazisti. Prima di tutto perché loro stessi lo distrussero prima della fuga, alla fine dell'aprile 1945. Dichiarato poi monumento nazionale, fu restaurato ed è il museo che conosciamo. Il plastico che è qui esposto all'ingresso della sala espositiva ci fa vedere com'era la risiera al tempo dei nazisti e ci fa capire le varie fasi della sua storia, dalla progettazione per la lavorazione del riso a oggi. Questo plastico è stato realizzato con la collaborazione degli allievi di due scuole triestine sotto la guida dello storico Roberto Spazzali, il liceo classico linguistico Francesco Petrarca, l'istituto tecnico Grazia Deledda, Max Fabiani. Questo modellino è di grandissimo aiuto per capire com'era la risiera al tempo dei nazisti e ci dà la possibilità di capire con chiarezza il vero significato di molte testimonianze. Erano in tanti che descrivevano suoni, voci, rumori, senza mai poter dire di aver visto. Ora noi sappiamo che questo era impossibile, perché fuori, nello spazio enorme che c'è fuori, c'era un edificio che impediva la vista a coloro che erano rinchiusi sul lato sinistro del complesso. In risiera vedevo cose brutte, bruttissime. Lì fuori nel cortile della risiera, come vi dicevo, c'era una struttura, era una specie di autorimessa. Qui sono state costruite delle celle angustissime, cosiddetti bunker, rivestite di cemento, con all'interno una tavola a mo' di letto e delle porte solide, robuste, con un foro per far entrare l'aria. Una persona di media statura non poteva stare in posizione eretta. E infatti io ero quasi sempre sdraiato sul tavolaccio. Non appena
Il soldato si fu allontanato. Cominciarono a parlare le voci della notte. Io cercai di dormire. Ma la luce di un faro abbagliante, costantemente acceso, mi feriva gli occhi. Poi caddi in un doloroso torpore. Mi ridestò il rumore delle serrature che aprivano, stridendo, i passi sul selciato del cortile, i colpi di rivoltella, il latrato dei cani, il silenzio. Io facevo fatica a respirare. Avevo la gola secca e con il naso incollato al foro bevevo l'aria fresca della notte. E fu proprio in piena notte che sono venuti a picchiare dietro le porte. Sarà stato l'una, le due di notte. Volevano 7 persone e avevano fatto i loro nomi. E fra questi c'era uno che io conoscevo molto bene. Si chiamava Felice. Li avevano chiamati e io ho inteso. Ho inteso. Perché noi eravamo impossibilitati a muoverci. Ho inteso il camion che se li portava via. Avevo sentito dire che dovevano fare un lavoro, trasportare delle casse. Dopo un quarto d'ora ho inteso i colpi di fucile. Li avevano uccisi, perché non erano rientrati. La mattina dopo, in un angolo, c'erano un pigiama, delle pantofole e alcuni abiti che conoscevo, perché erano quelli delle persone che avevano portato via di notte. Una sera fu trasmesso l'ordine di divieto assoluto per tutti i detenuti di avvicinarsi alle finestre. In un primo momento non capimmo, poi invece sì, quando verso le 6, le 7 di sera, nottetempo, si accesero i motori dei camion, allora sì, capimmo il senso di quell'ordine. Evidentemente facevano delle esecuzioni e non volevano testimoni. Alcuni di loro furono giustiziati qui, sul posto. Noi non potevamo vedere l'accaduto, ma credetemi, era facilmente intuibile quello che stava succedendo. Di giorno, quando si poteva stare alla finestra, vedevamo degli uomini nudi. Era la stagione che si approssimava all'autunno. Nei loro 10 minuti d'aria, nel cortile. Io racconto fatti esatti. Quelli probabilmente sarebbero stati giustiziati. Qui abitava Ernesto Marcheria,
Nato nel 1898, arrestato il 3 novembre del 1943, deportato nel 1943, assassinato il 2 maggio del 1944 ad Auschwitz. Erano solamente i tedeschi a rastrellare gli ebrei? Ma come facevano a sapere dove abitavano? Probabilmente i nazisti furono in parte aiutati da persone costrette in parte a collaborare con loro, forse per paura, per denaro, per altri motivi che risiedono negli inconvenienti dell'animo umano quando capitano dei drammi come questo e vengono fuori le condizioni peggiori, talvolta anche quelle migliori, perché non è sempre il lato oscuro, il lato dark che deve essere messo in risalto, ma anche forse quello che è light, potremmo dire, che ci porta a esaltare anche il coraggio e la bontà di tanti altri. Forse alla fine io sono ottimista, per cui penso che siano più i buoni dei cattivi, anche se i cattivi fanno più rumore. Odilo Lotario Globocnik, chiamato Globus dagli amici, nato a Trieste il 21 aprile del 1904, era stato nominato comandante superiore della SS e della polizia. Globocnik era anche il responsabile dell'organizzazione e della direzione di alcune unità di milizia locale. Queste forze militari ausiliarie, organizzate in gruppi etnici, assistevano la polizia nei rastrellamenti e in operazioni contro i partigiani. La forte presenza storica di così tanti popoli, nello specifico italiani, sloveni, croati, serbi e tedeschi, in un territorio tutto sommato ristretto, rendeva necessaria ai nazisti la stretta collaborazione con nazionalisti locali, appartenenti a diverse etnie, che uniti a loro da una comune visione li aiutassero a comprendere la lingua e a riconoscere chi veniva arrestato. C'erano così i domobranzi sloveni, vari reparti di collaborazionisti croati in Istria, i cetnici in Serbia, le SS e Stabswache a Trieste e varie unità di fascisti italiani. Ecco, in queste strade c'era il ghetto, che era stato istituito da Leopoldo I d'Asburgo verso la fine del Seicento, in una parte che allora era periferia della città, per far risiedere tutti gli ebrei. Anche se poi il ghetto assolse a questa sua funzione solo per un secolo circa, perché nel 1784 Giuseppe II ne decretò l'apertura, e decretando quindi la fine della segregazione. E nonostante questo è rimasta ancora la consuetudine oggi di chiamare questa zona centralissima della città ghetto. Mi ricordo una notte in cui ci portarono nel ghetto ebraico della città, dalla risiera, con un pullman. Sul posto c'erano dei plotoni delle SS tedesche che avevano circondato per intero il quartiere, ma silenziosamente. E degli ufficiali tedeschi ci presero in consegna. Così ognuno di noi fu abbinato a una coppia di soldati. E io mi ritrovai nel cortile interno di un palazzo a più piani, un vecchio palazzo, e con i due soldati SS a cui ero stato affidato cominciai a salire i gradini che si snodavano lungo la rampa delle scale.
Nello stesso momento tante altre pattuglie analoghe alla nostra stavano facendo la stessa cosa. E dal piano terra c'era una luce fioca che proveniva da una lampadina, però i tedeschi avevano delle lampade portatili, loro erano armati di tutto punto, erano in assetto di guerra, avevano queste torce portatili con cui sciabolavano l'oscurità dei pianerottoli. Tutto avveniva molto velocemente, ma senza rumore. I tedeschi salivano con circospezione e ci raccomandavano il silenzio. Poi, all'improvviso, il finimondo. Perché tutte le SS, tutte quante, contemporaneamente, bussano urlando a decine di porte. E i due soldati tedeschi che erano con me bussano alle porte degli appartamenti che si affacciavano sul nostro pianerottolo e siccome non ricevono immediata risposta sfondano subito una porta a spallate. E dentro il buio accendono la luce e io dalla soglia intravedo una coppia di persone. Una coppia di persone che sorpresa nel sonno. I due tedeschi danno loro pochissimi minuti di tempo per vestirsi e uscire senza poter portare nulla con sé. L'altro appartamento sembra disabitato. È molto grande, all'ingresso si dipartono due corridoi. Il tedesco entra, accende la luce e mi fa cenno di seguirlo nel corridoio di destra. C'è una camera. C'è un letto grande, matrimoniale molto grande e dentro proprio al centro ci sono, sul letto ci sono così accoccolati uno sull'altro due bambini, due bambini molto piccoli che dormono tranquillamente. L'SS non ha nessuna esitazione, si china su di loro, prende due corpicini, fa un unico fagotto. Io cerco di fermarlo, lo supplico in tedesco di lasciarli, però lui mi scarta violentemente e li consegna ai soldati che stavano sulle scale. Poi mi dice di ispezionare il corridoio di sinistra. C'è una donna, giovane, bruna, con i capelli scompigliati, in sottoveste nera, che sta là, in piedi, è schiacciata contro la parete di fondo di un armadio a muro, con le braccia alzate, e mi fissa con gli occhi. Io non posso dimenticare quegli occhi, quello sguardo, quella la faccia, perché ha la bocca aperta nell'atto di emettere un grido che però non può uscire. Io chiudo rapidamente quella porta che prima avevo aperto con lentezza e il tedesco sull'uscio mi chiede se ho trovato qualcuno. No, 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 rispondo con assoluta calma, qui non c'è nessuno. In italiano lo dico, poi anche in tedesco. Bene, fa lui. Bene, tutto finito, andiamo. In fondo alle scale c'è una moltitudine di persone, di donne, di vecchi bambini che urlano, piangono, che implorano i tedeschi. Noi italiani veniamo subito allontanati e indirizzati sul pullman che deve riaccompagnarci alla risiera. Lì sulla strada io vedo anche molte persone che escono da altre case e che vengono sospinte dai tedeschi non so dove. Poi, quella mattina alcuni di noi sono portati ad uno scalo ferroviario e allineati sui marciapiedi paralleli ai binari dove sostava un treno merci con un posto di vagoni, quelli con le porte scorrevoli. E dopo un'attesa molto lunga io vedo venire verso di me una gran quantità di gente, sospinta e incolonnata dai tedeschi in armi. E tutti questi infelici vengono fatti salire sui vagoni in numero uguale per ciascun vagone, senza tener conto minimamente dell'età, della reciproca parentela. I tedeschi, che poi erano tutte SS Gestapo, eseguono il carico dei vagoni con una
deficienza spietata. Botte, urla per quelli più lenti, fino alla chiusura e piombatura delle porte. Ci troviamo ora davanti al Tribunale di Trieste. Dal 1943 al 1945 il Palazzo di Giustizia fu l'ufficio di Friedrich Rainer, austriaco della vicina Carinzia, comandante dell'intera zona di operazioni del litorale adriatico e amico di lunga data di Globocnik. Qui vicino, pensate, nelle carceri, i prigionieri spesso torturati aspettavano di essere uccisi in risiera oppure deportati in Germania. Ma quali palazzi qui a Trieste venivano usati dai nazisti? Il quartier generale delle SS era il tribunale e visitabile la galleria dove il capo delle SS di Trieste, certo Globocnik, si rifugiava nella sua villa che era praticamente nelle colline qua vicino. Ed è interessante vedere che la galleria dove passava questo capo delle SS è tuttora in perfette condizioni. Mentre le gallerie accanto dove si rifugiavano i triestini per i bombardamenti sono in pessime condizioni. Dall'8 settembre 43 al 45 Trieste era Adriatische Küstenland, quindi parte integrante del territorio tedesco. E chi è nato dall'8 settembre 43 al 45 di fatto è nato a tutti gli effetti in Germania. Molto difficile, quasi impossibile, immaginare oggi questa parte della città durante l'occupazione nazista. Pensate che tra via Coroneo, via Fabio Severo e piazza Oberdan c'era il centro nevralgico dell'Adriatisches Künstlerland, con l'ufficio di Rainer, la residenza di Globocnik, i rifugi antiaerei per i tedeschi, molto più attrezzati e sicuri di quelli riservati alla popolazione civile, le sedi delle SS e della Gestapo, dove venivano compiuti gli interrogatori, le carceri. Moglie del mio parom, che ne faceva lavorare clandestinamente a me, a mia mamma e alle mie tre sorelle, la nega denunciato. Tutto in blocco. Dopo che ha portato via mio fratello, nel dicembre 1943, i tedeschi i negassero alla porta di casa e non si poteva più andare dentro. Allora il parom, dove che lavoravimo, che gli era solo qua a Trieste perché la moglie la si aveva trasferita a Piran, e negatignò lui in casa. Ma dovevamo fargli dei servi, lavorare, cosir, senza ciapar neanche un boro. E dopo sua moglie la nega fatto la spia a tutti quanti. E per pura combinazione nostro padre noi lo gacciapà. Adesso vi conto la storia di mio fratello, che è stata il scomincio di tutto. Mio fratello, egli era falegname, e aveva 18 anni. Egli era un mulo dritto, buon, onesto, insomma. Succede che egli era andato in un locale del ghetto per vedere se arrivava a trovare nostro padre.
ma proprio in quel i tedeschi che ha fatto una retada e lo gacciapà e me lo ha portato via che gli aveva appena 18 anni e gli ha cacciato i documenti e gli ha visto l'indirizzo e così si è andati a casa nostra e gli ha messo i sigilli. A quel punto non si poteva più andare drento. E per questo motivo che avevamo dovuto cercare un altro luogo e siamo andate dal nostro parò. Dopo che avevamo saputo che nostro fratello era stato portato prima al Coroneo e dopo in Germania coi primi treni. Ma non si sapeva niente. Anche in Coroneo diceva di non averlo mai incontrato. Noi che mandavimo soldi in Coroneo, che li davimo alle guardie e che pregavimo di darglieli a lui. Ma non sapevamo se che li dava per vero. Anche la biancheria che mandavimo a nostro fratello. Qualche volta, pagando come tutto, siamo andate in una soffitta che era vis-à-vis il Coroneo per vedere se arrivavimo a riconoscerlo tra i prigionieri durante l'ora de aria. Sempre coi soldi in mano. Una volta mia sorella, la più vecchia, l'ha gadito di averlo visto. Ma così, desprisso. Ma dopo ne ha beccato a tutte quante e ne ha mandato in Germania. In Germania si è morti tutti. Mio fratello, mia mamma, le mie sorelle. Solo me sono tornata. Trieste, durante l'occupazione nazista, aveva più di una stazione. Da dove partivano i treni diretti ai campi di concentramento? Le persone venivano ammassate nell'edificio successivo dove ha sede l'autostazione e da lì venivano deportate. Dalla stazione centrale di Trieste partivano i treni piombati. Qui sopra di me potete vedere una targa che è stata posta in commemorazione del fatto che proprio da qui i treni si avviavano verso i campi di concentramento nazisti. Uomini, donne e bambini deportati iniziarono da qui il viaggio verso i campi nazisti. Settembre 1943, febbraio 1945. A perenne ricordo, il comune di Trieste pose, 2 novembre 2002. Il 7 dicembre del 1943 partì il primo di molti treni carico di 159 ebrei diretto ad Auschwitz. 159 persone costrette a salire su carri bestiame sigillati fino all'arrivo. Di queste solo 9 persone fecero ritorno qui a Trieste. Oggi la stazione ferroviaria è un luogo di passaggio. C'è chi prende il treno per lavoro, chi per andare in vacanza o per raggiungere amici e familiari. Il treno è un mezzo di trasporto neutro, comodo, piuttosto veloce e sul quale ogni tanto possiamo fare salire anche le nostre biciclette. Durante l'occupazione nazista, però, a Trieste, così come in tantissimi altri luoghi d'Europa, il treno era diventato per milioni di persone il simbolo della deportazione. Dolorosissima e spaventosa tappa di un cammino verso il terrore, lo strazio e la morte. Due colpi di campanello
E già eravamo con le antenne accese, in piedi, per paura che fosse qualche questurino, qualche spia. Un giorno un certo Toio, uno che faceva lo spazzino, venne a bussarmi alla porta e mi disse: «Presto, presto che arriva un convoglio, vai a vedere!» E così io sono andato. Ho raggiunto la stazione, mi sono nascosto in un treno e ho aspettato. Finché li ho visti. Non so se ho visto mio fratello, però ho chiaramente visto mio padre. E mio padre mi ha fatto cenno di allontanarmi. Ma io mi sono tenuto nascosto e mi sono detto: «No, io non vado via». E mio padre credeva che fossi andato via, invece non sono andato via così, li ho visti partire. Mio padre, mia madre, mio fratello e mia sorella. Non mi ricordo se anche mia sorella fosse assieme a loro, però tutta la mia famiglia insieme è partita. Vidi anche un uomo che cercava di salire, però non ci riusciva. Allora un ufficiale delle SS cominciò a frustarlo, finché l'uomo non capì che il soldato non lo stava punendo per la sua lentezza, ma perché voleva le sue scarpe. Pensate, voleva le sue scarpe. Tutti i trasporti del litorale adriatico partivano da Trieste alla volta di Auschwitz e in seguito verso la Germania. Divisi nei diversi vagoni venivano caricati gli ebrei, i prigionieri politici italiani, ma soprattutto sloveni e croati. Io da quel giorno, ogni volta che vedo passare un treno merci con i suoi vagoni chiusi, devo voltare la testa da un'altra parte perché sempre, sempre mi tornano in mente le grida, la disperazione e la grande sofferenza che ho vissuto quel giorno. Per l'ultima tappa del nostro viaggio siamo tornati qui, in Risiera, luogo simbolo della memoria che nel 1965 è stata dichiarata dall'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat monumento nazionale come unico esempio di lager nazista in Italia. Ma com'è stata utilizzata la Risiera dopo la Seconda Guerra Mondiale? Lo chiediamo a Maurizio Lorber, responsabile della Risiera di San Sabba. Come tutte le guerre, alla fine di una guerra ci sono grandi movimenti di popolazione e dai paesi dell'est fuggono moltissime persone che trovano rifugio a Trieste. A Trieste sono in attesa di documenti per poter espatriare e andare verso paesi che li ospitano, dove possono vivere e ricominciare a lavorare e avere una vita normale. Quindi è paradossale, ma la Risiera, che è stato un luogo di morte fra il 43 e il 45, un luogo che tutti quanti ricordiamo come tragico, non solo per Trieste, non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa, diventa un luogo di rifugio. Cioè un luogo nel quale queste persone possono ricominciare, possono cominciare a pensare di vivere una vita normale. L'abbiamo scoperto stando qui, perché che cosa accadeva? Che cosa accade tuttora? Arrivano delle persone dall'Australia, dagli Stati Uniti, dal Canada, e arrivano qui e dicono di aver passato la loro infanzia alla Risiera di San Sabba. Questo naturalmente inizialmente ci sconvolse, perché pensavamo alla Risiera di San Sabba associandola a un periodo drammatico, a un periodo truce. In realtà avevano vissuto qui persone, famiglie, e addirittura alcuni erano nati alla Risiera di San Sabba. Facevano delle fotografie. La cosa che più ci ha colpito tutti quanti è che in queste fotografie le persone sorridevano. Sorridevano in un momento drammatico, in un momento di povertà. Queste persone non avevano quasi nulla, avevano una valigia con sé quando sono venuti alla Jugoslavia. Eppure sorridevano perché avevano un'idea di futuro. La guerra era finita, si poteva ricominciare a pensare, a rifarsi una vita. Ecco, quindi la Risiera di San Sabba è un luogo di accoglienza. Sembra, detta così, sembra quasi, come dire, sconcertante, ma questo è diventato questo luogo dagli anni 50 in avanti. Thank you.
Nel libro La Tregua, ma soprattutto nei Sommersi e i Salvati, Primo Levi analizza con amorevole e implacabile lucidità i sentimenti, complessi sentimenti di vergogna, che provano i sopravvissuti una volta tornati a casa. Sì, avete capito bene, ho detto vergogna. Vergogna per non essersi ribellati. Vergogna per essere sopravvissuti, per continuare a vivere al posto di altri considerati più degni. E infine, quella dotata di una vastità tragica e che ci lega tutti a ogni epoca della storia umana. La vergogna di chi, pur non essendo responsabile direttamente, si sente coinvolto, anche solo per essere parte con gli altri del genere umano. Questa vergogna ci coinvolge tutti perché ci interroga. Interroga noi, la nostra responsabilità individuale, che cosa avremmo fatto noi al loro posto? Non lo sappiamo. Non lo possiamo sapere. Zaccaria! Zaccaria! Zettina! Zettufia! Gridava la gente per strada. Noi abitavamo di fronte al laboratorio di Beltrame, quel grande magazzino di abbigliamento che stava in Corso Italia. E mio papà, con queste mani fuori dalla finestra che pareva volesse tirarmi su. Quelli che lavoravano da Beltrame e che conoscevano la nostra famiglia erano tutti in strada e piangevano. Era una cosa che... credermi morta. E invece che arrivo a casa... Io non posso spiegarvi, non posso spiegare la scena che c'era quel giorno. Io so che non me la dimenticherò mai per tutta la vita. Mio papà si svegliava di notte e veniva a toccarmi. Ma sei tu? Ma sei tu? Mi diceva. E dove sono le tue sorelle? Ma io non lo so, papà, non lo so. Ci siamo perse. Rispondevo così, perché non volevo raccontargli niente di quello che era successo. Io a mio papà non ho mai raccontato niente. Aveva 67 anni che è morto. Sì, sì. C'erano delle volte in cui mia mamma raccontava. Però aveva dei momenti di sconforto che io credo di aver assorbito la sua disperazione. Capitava nei momenti di sconforto che aveva. La trovavamo che piangeva da qualche parte e allora ci raccontava i motivi. Dopo un poco è stato anche il nostro desiderio di sapere. Sì, insomma, volevamo sapere anche noi. Noi a quest'ora avremmo avuto una famiglia immensa. Però per mia mamma raccontare di queste cose, insomma, non le fa bene. Mamma ha fatto anche dei gesti che... Una volta è salita sulla finestra, un'altra volta al tubo del gas. Dovevo bussare alla porta.
Avevo una paura. Pensavo, se mia mamma mi sente, le prende male, perché non sapeva del mio arrivo. Ma dovevo farlo. E infatti, chi è? Lucia. Mamma! Sono Lucia. Quando ho aperto la porta, la prima cosa che mi ha chiesto è stata dei miei fratelli. Io non ne sapevo niente di loro. Verranno, mamma. Sì, sì, ti giuro, mamma, sì, verranno. Non sono mai venuti. Mai. Tra quelli che non sono mai tornati, in tanti hanno lasciato sulle mura della risiera scritte, disegni, tracce della loro permanenza qui. Queste testimonianze sono state raccolte su alcuni taccuini, alcuni diari, da Diego De Enriquez, un triestino che fin da piccolo amava collezionare ogni cosa e in particolare i cimeli della Prima Guerra Mondiale. Lo stesso triestino a cui ora è dedicato il Museo della Guerra per la Pace. Eccoci arrivati alla fine di questo nostro viaggio attraverso la memoria. Vogliamo concluderlo qui, sul palcoscenico del Teatro Rossetti, tutti insieme con le parole di un sopravvissuto alla Shoah, lo scrittore rumeno Eli Wiesel. Ed eccomi ora in pieno centro, nella grande piazza, solo come soltanto un conquistatore può esserlo. Non sospettavo che sarei tornato. Vittoria sul carnefice, sul giudice. Ma perché questo vuoto in me? Questa incapacità di provare un po' di fierezza. Troppo tardi per le conquiste e per la fierezza. Non sono neanche triste, né deluso. Non è così che avevo immaginato il mio ritorno. Allora come? Non saprei dirlo. Non così. È come se non fossi mai tornato. Mai dimenticherò quella notte. La prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte. E per 7 volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio, la mia anima, i miei sogni, che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto questo. Anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai.